Ma esattamente cos'è questa granata? Però devo dire che ha fatto il suo dovere. Ha ucciso più Marcelli del previsto. Poggo, ma quando riporterai Melon Playground? Poggo, ma Melon Playground? Poggo, guarda che hanno aggiornato Melon Playground! Ecco a voi Melon Playground! Credo che questi siano il video e il gioco più richiesti degli ultimi 2 mesi sotto i commenti dei miei video. Anche più del ragazzo che mi chiede ogni giorno di portare Home Sweet Home. Sappi che ti amo e presto lo porterò. Il problema è che non mi ricordo minimamente quali mappe ci fossero prima. Quindi non so se hanno aggiunto delle mappe. Ragazzi, quali sono le mappe nuove? C'era già quella dell'acqua? Mi sa di sì. Mi sa di no, sono confuso. Ovviamente ragazzi vi trovate in un video di Poggo Doggo. Cioè non potevo tornare su Melon Playground senza portare con me Marcello. Ragazzi io vi amo. Cioè c'è davvero Marcello. Aspetta Marcello. Devo ricordarmi i tasti. Scusa Marcello, non l'ho fatta apposta. Almeno non stavolta. Stavo dicendo... Ma Marcello? Ma è già morto? Ma come? Ma perché? Marcello, sei inutile! Perfetto! Adesso va meglio! Stavo dicendo che questa mod me l'avete inviata voi su di... Ragazzi, questa Murro Bomb non c'era prima. Ne sono sicurissimo. Il problema è che sta dopo la bomba nucleare. Quindi vuol dire che... la Madonna! Ma cos'è un portale per l'inferno? Che cosa è successo? Cioè praticamente Marcello è scomparso e è rimasta la sua anima. Eccola, questa è l'anima di Marcello. O i suoi piedi, dipende dai punti di vista. Questa bomba è anche più potente di quella nucleare. Cioè praticamente ha ucciso Marcello, l'ha mandato in paradiso e poi l'ha ucciso di nuovo e l'ha mandato all'inferno. È fortissima. Stavo dicendo, per l'ottantesima volta basta farmi vedere bombe, armi, pistole e siringhe, che questa mod mi è stata mandata da voi su Discord. Non so quali magie abbiate fatto per averla, come, perché, non lo so. So solo che abbiamo Marcello su Melon Playground. E tutto ciò è magnifico. Marcello, tutto bene? Ma che problemi hai? Ma sei un imbecille! Ragazzi, come ci è finito un fucile? In testa a Marcello. In equilibrio poi. Cosa stanno vedendo i miei occhi? Ma perché? Io non ho fatto nulla. È stato il fucile, non io. Guarda Marcello, io uso solo pistole ad acqua. Guarda, ti sto bagnando. Io devo andare. Johnny, pulisci tu un attimo. Grazie. Oddio, ma c'è anche il bazooka. Ma c'era anche... dove è finito il corpo di Marcello? È diventato un mezzo scheletro. Ma cosa spara sto bazooka? Acido? Johnny, ti avevo detto di pulire, non di sporcare ancora di più. Guarda che ti licenzio, eh. Voglio regalare a Marcello la siringa dell'immortalità. Finalmente diventerai immortale. Non sei contento? Vai! Forse ho sbagliato siringa. Questa non è quella dell'immortalità. Credo che questa sia una siringa d'acido. Ops. Via. Voi non avete visto nulla. Allora è sicuramente questa. Vai. Ok? Forse l'ho reso immortale. Credo di aver sbagliato di nuovo. Però è ancora vivo. Quindi vuol dire che forse ha funzionato. Piccone. Ma il suo sangue è diventato viola? Cos'è successo? È diventato un alieno? Guardate, è ancora vivo. Credo sia morto. Allora è quella nera la siringa dell'immortalità. Forse posso resuscitarlo, vai! Oddio! Oh! Zombie Marcello è rinato! Questa volta è davvero immortale. Oh mio Dio, oh mio Dio.
Cioè, come ha fatto a prendere in un solo colpo entrambe le siringhe? Ma è diventato fortissimo! Ragazzi, non ci posso credere! È diventato davvero immortale! Cioè, sto usando un lanciafiamme, ma non si sta facendo assolutamente nulla! Cosa ho fatto? Adesso riuscirà a sconfiggermi! Johnny, abbiamo un problema! Non mi resta che usare la strategia finale per distruggerlo! Ossia, una gabbia di bombe infernali! Se non muore così, ragazzi, è finita! Mi ucciderà di sicuro! Oh mio Dio! Sono esplose 5 bombe nucleari, anzi, più forti delle bombe nucleari, e lui è ancora così, perfettamente in vita! Meanwhile... Mike, devo andare ad uccidere Vecna! Ma perché sei una mela? Non farti domande! Devo andare ad uccidere Vecna! Undi, ma io ti... No, ferma! Ferma! Devo andare ad uccidere Vecna! Oh no! Ha già iniziato a creare il suo esercito di zombie! Sta arrivando! Vabbè, ma tecnicamente gli altri due non sono immortali, giusto? No, gli altri due non sono immortali. Finché rimane solo lui e gli altri riesco ad ucciderli, la cosa è abbastanza gestibile. Forse. Se non puoi ucciderlo, beh, fallo sparire. Lancia, oddio! Dai, non è possibile! Come fa ad essere ancora vivo? Più che altro, come fa ad essere ancora qui? Dovrebbe stare tipo sulla luna! Ecco, così va già meglio! Mi raccomando, resta qui! Tieni, Marcello! Beccati anche questa bomba nucleare in faccia! Sì, però io adesso voglio usare il razzo su un Marcello non immortale. Voglio farlo esplodere sul soffitto. Ciao Marcello, buon viaggio. Oddio. Oh mio Dio. Tralasciando che mi sia praticamente carbonizzata la faccia, voglio vedere cosa è successo a Marcello. È diventata un'anguria. Oppure è sangue. Credo più la seconda. Però tecnicamente io il pulsante devo tenerlo premuto. Ah! Credo di essere morto anch'io. Aia. Marcello, dove sei? Tutto bene? Questo, cari visitatori del museo, è l'ultimo scheletro rinvenuto di Homo Stupidis. Si chiamava Marcello ed era un imbecille. Ecco perché Homo Stupidis. Quindi questo era un mio antenato. Non ci posso credere. È da secoli che ci torturano. Ma questa storia deve finire. Ecco, bravo. Ritorna dal tuo antenato. No, no, stai buono, stai buono. Aiuto, aiuto. Maledetti fucili delle Pogo Doggo Industries. Aia, aia. Ma esattamente cos'è questa granata? Però devo dire che ha fatto il suo dovere. Ha ucciso più Marcelli del previsto. Io però sono ancora vivo. Sono riuscito a sopravvivere. Vi vengo a salvare, amici. Oddio! Ma questa è una molla! Ma è Marcello? Tutto bene? Ragazzi... cosa sta succedendo a Marcello? Però gli posso far fare bungee jumping, guarda! Wow! Oddio! Ragazzi... ma è stupendo! Marcello? Dove sei? Credo che Marcello non possa più fare bungee jumping. Non ha più le braccia. Ah no, questa è una gamba. Che schifo! Ma la vera domanda è... dov'è Marcello? Cioè, quello che ne resta di Marcello. Ah, eccolo! Ciao Marcello! Come stai? Sì, vabbè, io vado. Addio! Oh, tu devi essere Marcello. Ma che bel giovinotto. Come stai? Io sono il signor Calci. Ti ricordi di me?
Signor Calci, che nome particolare, non credo di averla mai vista. Come mai si chiama così? Ah, giovinotto, sono un po' invecchiato dall'ultima volta. Mi chiamo signor Calci perché adoro i calci. Credo sia morto di nuovo, però almeno stavolta non è caduto giù, a differenza di Marcello, che praticamente è esploso, è diventato una scatoletta di tonno. Ma secondo voi, Marcello riuscirebbe a sopravvivere a una caduta del genere, equipaggiato con questa armatura fortissima? Secondo me sì! Stavo scherzando! È esploso di nuovo! Anche con l'armatura più forte del gioco! Marcello, qui il problema non è l'armatura! Sei tu che fai schifo! Al prossimo video! E anche al prossimo computer, a quanto pare. Mi sta esplodendo tutto.